Buzzi, vediamo sì. anche il parere di Paolo Paglia e certo. Elisa e poi sulle primarie interessa capire anche cosa, cosa pensa il Movimento 5 Stelle che in quanto ad ascolto, eh, attenzione alle istanze dei cittadini, partecipazione insomma è una bandiera no, per voi, Elisa sì, Innanzitutto Paolo Paglia, allora Pizzarotti Beh, lui intanto, lui insomma, il Movimento 5 Stelle ha commentato le primarie, eh? qualche comunicato l'avete fatto, il vecchio che avanza, mi pare di aver letto nelle ultime ore. il nuovo, nuovo che avanza. Sì, il nuovo tra virgolette, quindi se, tradotto vecchio, perché? No, ma era che avanza. Sì, che avanza, av eh certo che, che avanza, sì. Che avanza. Eh, esatto. Non vi sono eh, piaciute no. le primarie, no? Bah, più che scendere nel dettaglio della del, querelle delle, delle primarie mi piacerebbe fare una puntualizzazione per chiedere anche l'opinione dei presenti che è come vediamo adesso Bernazzoli come quindi presidente della provincia che eh, ha avuto un mandato dagli elettori quindi delle persone l'hanno votato, l'hanno eletto per avere un ruolo che adesso dovrà abbandonare. Quindi a nostro avviso la, la componente fortemente eh, negativa e diciamo, criticabile in questo senso è il dover abbandonare un ruolo. Non si può lasciare un mandato che si è preso per andare a ricoprire un altro. Immagino che ci sarebbero state tante altre valide persone all'interno del partito che avrebbero potuto fare lo stesso mandato. E il secondo punto è la visibilità. Che, eh, che, dire, che predominanza può avere da presidente della provincia rispetto ai media, quindi ai giornali, Bernazzoli rispetto a tutti gli altri candidati? Adesso non per fare un paragone con la vecchia giunta Vignali, dove vedevamo eh, il prode sindaco con l'elmetto ovunque, sotto il ponte, sopra il ponte in stazione, in Ghiaia. Ma perché lo facevano mettere, altrimenti non se lo sarebbe messo? bastava non nel... metterselo, cioè. <ride> Diciamo che, eh, si metteva in sicurezza, insomma. Diciamo che adesso abbiamo visto spesso, dire, come rilevanza, Bernazzoli sul giornale al, al premio, alla, alla inaugurazione, alla sala civica, incontro all'associazione, che comunque è un'esposizione mediatica che ha, eh, dire, un vantaggio rispetto agli altri, agli altri candidati. Questo non mi sembra giusto rispetto a. Mh, una competizione sana che dovrebbe esserci. La risposta non facile. Scusa, ma fa il candidato o il giornalista? Lui fa, lui fa <ride> ha detto, ha esposto il parere dei No, ha fatto modifico, delle domande, allora no, gliela faccio una io. io. <ride> no, se giochiamo a fare le domande sì. gliela faccio io. Noi abbiamo portato 8300 per decidere chi è il nostro candidato sindaco. Il percorso che ha fatto lui per essere nominato, perché non è stato molto trasparente, no? oh, l'abbiamo ah. letto dai giornali che si sono che lui è il candidato del, del Movimento 5 Stelle abbiamo ovviamente una cioè, risposta anche per questo Voi siamo molto trasparenti cioè voi avete, piazza, avete... eh, avete... oh. e poi non voglio scendere in polemica voglio solo citare ma, la, la differenza che vediamo tra partecipazione è... nel nostro caso e le, e le primarie, non come strumento ma no, come no, vengono applicate cioè le primarie servono voi portate gente a votare in questo caso 5 persone noi cerchiamo la partecipazione attraverso i contributi che ci danno i cittadini, attraverso gli incontri che stiamo facendo da novembre, attraverso i questionari che stiamo facendo online da novembre. Noi cerchiamo la partecipazione... Chi è che ha deciso che fa i Arrivo anche lì. Noi, fatto, noi siamo un'associazione aperta che fa incontri settimanali a cui tutti possono partecipare e l'ultimo che arriva, come diciamo sempre, ha voce in capitolo come gli altri. Noi quindi tra decine di attivisti abbiamo fatto una votazione che era aperta a tutti, pubblicata sul nostro sito, su chi dovesse essere il candidato. Tenete conto che noi non diamo tutta questa importanza che mi sembra diate voi al candidato, in quanto è poi colui che porta avanti il programma. In altri casi è stato chiamato portavoce, proprio perché porta avanti il programma che è di tutto il gruppo. Sarebbe, sarebbe carino, ovvio, che capisco per gli spazi televisivi e anche di gestione dello studio. Sarebbe carino che a ogni punto che si volesse argomentare, il traffico, la mobilità, piuttosto che... Siamo pronti. ...fosse uno di noi diverso a parlare, perché noi ci siamo suddivisi in gruppi di lavoro tematici le varie argomentazioni. Per comodità le tenterò di esporre io. Bene, bene, bene. Pistarotti, grazie. Zambelli. Punto ...che sono fragilissimi e la partecipazione, la condivisione, la scelta è un elemento fondante... E ovviamente il confronto, il dibattito. Oggi, questo è un elemento che in molti casi non c'è più: nel caso citato del Parlamento, non c'è più. Ed è evidente che le persone dicono: Se io non conto nulla, ma perché devo partecipare a un processo dove io non decido, ma altri decidono per me. Quindi, e allora, poi nascono tutti i comitati, i gruppi, che cosa fanno? Soppiantano i partiti, che invece sono un elemento fondamentale in democrazia, e nascono i movimenti sparsi. Il Movimento 5 Stelle ormai oggi è un partito, non è più un movimento, ha cambiato la sua destinazione, è diventato un partito che si chiama Movimento, ma è un partito, con dinamiche identiche a quelle di partito, con delle scelte che qualche volta io penso al mio collega Fabio in Regione, in quanto gestione dei mezzi della comunicazione. Sicuramente in regione, manco Erranni gli fa ombra perché è bravissimo, li usa fino in fondo con una capacità straordinaria. Riprende sempre tutte le squadre. Quindi ha imparato no? si chiede sempre di fare in streaming Tutto le riprese online. delle commissioni con dei ma costi fra l'altro straordinari. Idea, ma questa è una scelta che io rispetto. Eh. comunicati, nelle dichiarazioni si sono in effetti un po' scontrati, però qui è stato un bel dibattito, credo, che ha dato una rappresentazione chiara di tutti i programmi e alla fine poi il voto è andato. Come sappiamo Elisa, però vorrei che il Movimento 5 Stelle adesso insomma, tenesse un po' il pallino e cercasse di spiegare bene no? come nasce questa proposta. Soprattutto l'attività di questi eh, iscritti al 5 Stelle che insomma sono modernissimi, lavorano con web, Twitter, Facebook, eh, si contattano con Skype, hanno antenne puntate sì, dovunque. Fanno anche tutto quello che fanno. Sono formidabili. Altri, eh. allora, cioè, vanno sono... anche nei quartieri a fare sì. proprio le riunioni classiche sì, tradizionali. Con la neve, con la pioggia. È eh, una in corso però... pure adesso. Il portiere Montanaro. Esatto. Sì, Montana, però... esatto. esatto. Okay. Allora, allora, sentiamoli ah, un po'. Eh, a parte questo, cioè, voi avete una frase che sintetizza un po' il programma. Prepariamoci al cambiamento. La domanda è: visti i risultati delle premarie che hanno eletto eh, Vincenzo Bernazzoli, che è un politico di lungo corso, qui abbiamo Paolo Paglia che fa il politico per sua missione da 40 anni. Buzzi è più giovane. Sì, forse si da. più giovane, sì, siamo lì. Ah, poi due anni di meno? Ok, vabbè, sì, però ha iniziato subatto, dopo. Ma... Però, insomma, a parte, cioè, tutti i candidati sono politici, comunque, di vecchia guardia e sono quelli che i parmigiani, a quanto pare, scelgono. Voi è una battaglia già persa, no? Ma non penso proprio. È una proprio, provocazione, eh? Sì, sì, cioè, no, ma assolutamente eh. non penso proprio. Anzi, mi sembra la miglior pubblicità. perché loro. Cioè, le Punto ad un buon risultato, e qui a Parma, ah, a Bologna ma... l'hanno ottenuto. Ma, 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 io quello ma quando che siete ho... arrivati Bologna... no, 13 come Bologna? 6 a Bologna, Bologna esatto. è mica scherzo. Rimini 13, Rimini cioè, sono i allora. posti 14 anche, quindi sì, no, non ma poniamo. Ma era una provocazione a fronte limiti. dei risultati, mi baso sui fatti. Mm. No, ma infatti era, mi sembra la migliore pubblicità il dire che gli altri sono tutti politici navigati che lo fanno, possiamo dire, come di professione e eh quindi. No. No, no, no. No, magari, e quindi, no. e quindi eh, no. noi sicuramente ci poniamo come la novità, quantomeno... Su, sulle comunali di Parma, perché poi già, ci siamo già insomma, fatti conoscere alle regionali. Eh... Pizzarotti, cominciamo con un buon motivo da rivolgere agli uomini. No, perché mi... dovrebbero votarvi? No, intanto cerco un attimo di presentarmi, poi cerco magari di fare anche le differenze sì. che potrebbero esserci salienti tra, tra noi e gli altri. Mi chiamo Federico Pizzarotti, ho 39 anni, sono nato e vissuto a Parma. Mi presento soprattutto per il cognome, sul quale è stato giocato molto su Pizzarotti scende in campo piuttosto che Pizzarotti sta con, col Movimento 5 Stelle. Però eh, mi, 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 mi premeva insomma rassicurare poi anche le persone che ci hanno chiesto in tanti, ma quindi un parente di Pizzarotti è andato col Movimento 5 Stelle. Posso dire che non ho livelli di parentela con il Pizzarotti sì, Costruttore. Questo rassicurare non è adatto, <ride> Qua in modo particolare. Va, è esatto, quello che formale. corretto, sospendiamo la trasmissione. diciamo dal, dal tono che ci hanno fatto potrebbe essere anche Rassicurare. rassicurare Comunque. Ehm... Per alcuni, per altri no. Dai, Pizzarotti, esatto, adesso veramente. andiamo avanti. Allora, eh, invece volevo eh, mm. porre un attimo l'accento su quello che poi mm. sarà. La campagna elettorale. Su quello che sarà poi la campagna elettorale, quindi sui diversi programmi che verranno portati avanti, dove alcuni già ironizzano, sul sembrano tutti uguali, saranno pieni di stesse proposte. La trasparenza, eh, la, la mobilità, la partecipazione. La sostenibilità. Esatto, partiamo invece da, da quello che è già stato fatto ed è dimostrabile da altri esempi sul territorio, perché su Parma non avendo mai governato non possiamo testimoniare niente. Noi possiamo dire che facciamo sicuramente Dalla nostra bandiera il, il due mandati E poi a casa Quindi il non fare della politica Una professione Siamo gli unici a aver rinunciato Durante le regionali e per le nazionali Sarà la stessa cosa Ai contributi, al, ai, contributi al, ai rimborsi elettorali Quindi aver lasciato nelle casse dello Stato Un milione di euro Quindi è ovvio che quello che vogliamo fare noi è riportare la politica senza i soldi. Togliendo i soldi dalla politica, la politica potrà tornare a quello, quello che era un tempo, cioè gestire la cosa pubblica. Eh, mi trovo infatti in pesante disaccordo con quello che si diceva prima sul fatto che noi siamo diventati un partito e non un movimento e che ci siamo omologati agli altri. Non penso eh, che sia vero ed è dimostrabile dal fatto che non abbiamo una struttura di partito, noi ci incontriamo e... Siamo assolutamente tutti allo stesso livello, ci organizziamo di conseguenza di volta in volta per gli appuntamenti che dobbiamo avere. Abbiamo un, non abbiamo un coordinamento regionale, è che ci conosciamo tutti in regione, facciamo degli incontri periodici in cui con tutti gli altri consiglieri comunali o regionali ci conosciamo di persona. È diverso, c'è un rapporto di fiducia mm. e di collaborazione, non dovuto a una struttura, c'è cioè un, coordinato, un coordinatore regionale piuttosto che provinciale, ma dovuto al fatto proprio della conoscenza del territorio. Ok, a proposito di territorio, su questo territorio pesano 600 milioni di debito come, come pensate di... Scusi, oh, eh? sono balzato, sono meno Sono, sono meno. meno, sono 420 più 100 lo sappiamo allora. già, abbiamo già imparato mm. Allora, sicuramente il problema del debito è una delle cose che andrà affrontate e penso che nessuno qua dentro abbia, o, o, o al di fuori se non è qua dentro abbia la soluzione adesso e la bacchetta magica, la bacchetta magica ma Bene. anche perché è l'unica soluzione veramente credibile, perché dire io ho la soluzione in tasca, sicuramente non è una cosa che, che è fattiva. Che è, eh, possiamo dire questo: prima di tutto andrà veramente capito quello che è un debito, quindi qualcosa che pesa sulle spalle del comune e quello che in un qualche modo potrà essere recuperato perché è stato vediamolo come un investimento, magari a perdere, ma qualcosa vendendo si può recuperare. Sicuramente rimarrà poi una parte di debito che in qualche modo andrà gestita. Noi abbiamo. Potremmo dire due soluzioni, una, due ricette più che soluzioni. Una è andrà capito insieme alla cittadinanza, fa parte del discorso della partecipazione di prima che non deve essere uno slogan. Ma se dobbiamo sopportare tutti insieme una fatica che è dovuta al come gestiamo questo debito, andrà capito insieme ai cittadini quali sono i servizi che si vorranno calmierare. Non ha senso dire tagliamo come è stato. Fatto, poi smentito ma il quoziente Parma piuttosto che altri servizi avrà capito insieme. Invece uno strumento di cui nessuno parla che è molto utile potrà essere il recupero dovuto alla collaborazione del, del, dell'evasione fiscale. Adesso c'è un patto tra eh, lo Stato e i singoli comuni, che è già applicato in tante regioni e anche in Emilia-Romagna, per cui se i comuni fanno la segnalazione, quindi hanno loro eh, un controllo del territorio che porta a un recupero per un'evasione fiscale o un'elusione fiscale. I proventi rimangono al comune. Fanno la spia? No, non è fanno farlo. la spia, è fanno, danno una mano al, all'agenzia territoriale del... già fatto, cioè, No, noi se guardiamo... Di, no, sono, no, è di, è Prenda fiato È già momento. stato No, fatto. ma cito, Prendete fiato un momento. Cito un dato. Abbiamo la, abbiamo la pubblicità. Cito solo un sì. dato, però. Se noi guardiamo il grafico di quello che viene fatto a livello regionale, noi siamo il fanalino di coda delle segnalazioni sì. e... Di quello che viene fatto come recupero. Noi potremmo recuperare milioni di euro. Bene, bene, bene. bene, 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 bene. Sarà quello. Allora, sarà allora quello. tra poco torniamo col 5 Stelle sì. perché ci sono altre cose in questa bozza programmatica che mi sono letto. Ambiente, mobilità, tra poco ne parliamo. Mezzo secondo, Gabriele Ferrari. No, solo rispetto a quello che diceva eh, sul fatto che il movimento 5 Stelle è diverso dagli altri movimenti. Il mio collega De Franceschi, non più tardi di un mese fa, si è permesso di presentare una risoluzione dove dava la solidarietà ai giornalisti dell'unità che stanno attraversando un momento complicato. La risposta del capo movimento, che sapete tutti non è uno qualsiasi beppe grillo, è stato beh, perché non si iscrive al PD? Allora le dinamiche di partito saranno anche faraginose, ma sicuramente sono un po' più democratiche, appena un po' di più. La risposta dopo la pubblicità? Dopo la pubblicità, certamente. Attendete. Pubblicità, ci vediamo tra pochi istanti con un'intervista a Luigi Giuseppe Villani, eh, coordinatore uscente del Pierre. Sentiremo che cosa dice. Pubblicità! Tra poco. Ai giornalisti, tema al quale naturalmente teniamo moltissimo Pizzarotti, prego. Allora, volevo rispondere all'affermazione. Alla, all Cerco di fare un, un piccolo riassunto sul fatto che, eh, a una mozione del consigliere De Franceschi, eh, sono seguite lui ha citato solamente il, eh, una, nota, una nota di Grillo che non si trovava d'accordo con quello che aveva scritto De Franceschi. In realtà. Ma no, gli sì. ha detto iscriviti al PD, gli ha detto una cosa un po' più forte. perché sì, noi siamo quello, non siamo d'accordo. Quella era la battuta diversa. per far capire eh, ah, il concetto. Allora siamo trovati Ma, al comico, non siamo più al segretario eh, del movimento. Allora, eh, parliamo dei fatti, però. I fatti eh, quali sono? I fatti sono, sono, sono? che. Attraverso la, la rete io, quindi lo so. posso parlare? Se no, voi vi chiedo come mai non avete risposto a Bernazzoli, è brutto. Ma dopo allora, ehm, attraverso la rete quello che è successo è questo: tanti cittadini e elettori hanno scritto ad Andrea che non erano d'accordo loro in primis sul, sulla mozione del, come era <coughs> stata presentata. Perché quello che voleva fare Andrea era la solidarietà ai lavoratori e ai posti di lavoro, non sicuramente al finanziamento ai giornali e all'editoria che viene fatta tutti gli anni spendendo milioni di euro per giornali che magari la metà dei giornali vengono buttati via, ma servono i finanziamenti ai giornali. Quindi quello che è stato fatto cos'è stato? Che prendendo il contributo della rete è stata cambiata la mozione ed è stata ripresentata col contributo dei cittadini. Poi voi se ci volete vedere il c'è stato un anatema e questo è stato quello che ha cambiato, forse pensate a cosa avviene a casa vostra, sicuramente non a quello che avviene generalmente a casa nostra. Bene, bene, vabbè, poi la mica secondo solo perché abbiamo... Rainieri e Pantano, allora Rainieri che sostiene la mozione di Paglia, Elisa, abbiamo pochi minuti e poi devo fare, fare il gran finale a Pizzarotti. No, no, allora, il finale lo faccio ho, io. a Paglia. Che, che, dopo, Paglia no. Pizzarotti, non posso oppormi a Paglia perché è, insomma, è pericoloso. Esatto. Elisa, grazie a Pantano e grazie anche a Michele Rainieri. Prima della pubblicità ancora con Federico Pizzarotti del Movimento 5 Stelle, vi ospiteremo ancora eh, quando la campagna elettorale sarà veramente in piena azione, ma ormai già ci siamo. Uno dei temi che hanno caratterizzato eh, le primarie del centro-sinistra, tutti i candidati ce l'avevano in agenda, ma come non si può non avere in agenda il tema della mobilità. Parma è una città che ha bisogno di, di contributi, no? eh, anche perché la qualità dell'aria, come accade in tutta la Valpadana, lascia un po' a desiderare. Riesce a dirmi... Anche in, se noi siamo eh... i peggiori in questo caso. Ecco, riesce a dirmi proprio... A spot rapidamente, bene. Qual è la proposta del 5 Stelle? Beh, prima di tutto bisogna fare un censimento della mobilità, quindi capire le persone da dove si muovono, da, do da dove arrivano e dove vanno. Solo dopo questa cosa si può fare una proposta veramente credibile. Eh, gli altri punti sono potenziare quello che è la linea eh, verso, il, verso la città, quindi il treno. Il treno, anche se non è una di competenza strettamente comunale, ma si possono fare degli accordi per tutte quelle piccole stazioni che sono state abbandonate e lo vediamo tra Parma e Reggio piuttosto che venendo da Fornovo, eh, cercare di riaprirle per, farle per fare in modo che le persone possano prendere il treno, potenziare sicuramente i mezzi pubblici, ma voglio fare eh, perché la mobilità è solo un cardine di una visione che deve essere a 30 anni, non può essere. Cosa possiamo fare nell'immediato dei cinque anni per fare in modo che alla prossima elezione veniamo rieletti? Forza, che, 20 secondo me, eh, per le proposte. No, no, le proposte sono quindi avere una visione che sia a 30 anni e quindi la mobilità tra 30 anni noi ci immagineremo di avere una via Emilia Bis o noi dobbiamo pensare di ridurre quello che è il traffico in modo da mantenere le stesse strade e non costruirne di nuove. Ma non è solo sulla mobilità, perché la mobilità è un cardine per l'inquinamento. Noi tra vent'anni ci immaginiamo un ceneritore che è ancora lì o... Noi non vogliamo l'inceneritore in modo che non si debba aggravare ulteriormente l'inquinamento della città. Pensiamo di avere delle soluzioni tecnologiche per l'inquinamento, come ad esempio può essere il biossido di titanio, che non so in quanti possano aver citato, che è un materiale che utilizzato in edilizia sia per gli asfalti sia per eh, le pitture, quindi dei palazzi. Esatto, cosa fa? Catalizza l'inquinamento, che poi viene via, va lavato via con l'acqua e lo può ridurre dal. 30 al 50%, quindi noi pensiamo a queste cose che vanno per il futuro o aspettiamo il nuovo che avanza? Grazie a Federico Pizzarotti, Grazie. belle idee come sempre dal Movimento 5 Stelle ma avremo modo di approfondirle, abbiamo una breve pausa poi c'è un giro finale per tutti, pubblicità tra poco!